vedere scritto ospedale. Poi andiamo a vedere di ospedale, ci sono solo le mura. Luigi, hai un impegno che non finisce mai. Io nei tuoi panni non ci vorrei stare. Perché diventerai, se, e lo dobbiamo fare, Luigi ha detto, se noi non ci riusciamo, ci devo... No, ci deve riuscire tu, altro che se noi vogliamo, finalmente vogliamo essere la persona, uno che ci conosce e noi conosciamo lui, altrimenti non ci fidiamo, ormai abbiamo avuto più cose che per questa sanità. In questi 5-10 anni che ci siamo stancati, tant'è vero, a me qualcuno mi chiama, tu sei diventato pazzo perché non fai altro che parlare di ospedale. Ho fatto l'infermiere per 40 anni, quindi lo conosco bene, conosco quella povera gente che veniva ricoverata eccetera e piangeva perché non c'aveva o c'aveva, quindi so che cosa significa un ospedale in casa, so che cosa significa prendere un malato e portarlo, non so, a Latina, Formia, perché deve essere ricoverato, e poi andare a trovare questo ammalato, i padri che devono perdere la giornata, arrivare là all'orario di entrata, un casino che non finisce mai. Quindi l'ospedale ce lo dobbiamo conservare. Io ho sempre detto che l'ospedale c'è a fondo e deve rimanerci. Qui si è parlato poco fa anche con un certo che sa, Zingaretti, D'Amato. Zingaretti a me non me ne frega assolutamente niente. Può essere anche impiccato per come ha portato avanti la sanità a fondo in questi anni, ma non mi interessa perché si meritano più questo ed altro. Però insieme a questi ragazzi, chi glielo ha permesso, e questo è il maggior colpevole, è stato Forza Italia, Fazzone ed altri, a difendere, a uccidere. Non ho paura di dire certe cose, non ho paura di dire certe cose e fare nome e cognome. Ma è mai possibile che un paese di 40, 50 mila, 60 mila abitanti con tre personaggi istituzionali di alto livello, un senatore, un parlamentare europeo, il sindaco che sono 30 anni che stanno facendo scempio di questo ospedale. Se voi andate a vedere, non abbiamo più niente. C'erano un sacco di esercizi pubblici. Adesso bisogna andare a Forni, a Latina, Terracina, eccetera. Noi non abbiamo più niente. Ebbene, volevo dirvi che questi sono i maggiori colpevoli, perché nessuno mai penserà che questo fatto di non interessarsi dell'ospedale e lasciare a Zingaretti la possibilità di fare scempio del nostro ospedale, i nostri soldi è la colpa maggiore che stanno buttate a Roma nei magazzini. È colpa maggiore ancora perché loro con il potere che hanno, con i posti che occupano, bastava una telefonata, bastava. E invece non c'è stata questa telefonata. Mi ricordo Fazzone, quando era giovane ed era, veniva in ospedale, ancora c'erano in costruzione l'ospedale nuovo, scendeva per le scale, sbraitando, strillando, accusando il direttore dei lavori che non aveva fatto questo, non aveva fatto quell'altro. Questo modo di fare è... La gente di Fondi gli ha creduto e quindi lo ha eletto senatore, sono 25 anni che sarà sopra me. Ma per Fondi che cosa fa? Dopo l'anfiteatro che non interessa a nessuno, dopo il teatro che non interessa a nessuno, che cosa ha fatto gli altri? Si è svenduto o venduto il bene più grande che Fondi aveva, l'ospedale.
E allora adesso noi dobbiamo fare tutto il possibile, datevi da fare, perché se riuscissimo, perché se leviamo questa particella scarubatina, diciamo, andremo a votare Luigi Parisella e lo eleggeremo a consigliere regionale. Abbiamo un nostro interlocutore, abbiamo una persona di fondi, che non credi che sei un mediato, no? No, dico, esprimiti. Oh, quindi questo è il discorso, però noi veramente diamoci da fare, perché c'è un detto, e poi tu, c'è un detto, quando il popolo vuole, succederà. Il problema è contro il popolo non ci può nessuno. È uno dei tanti motivi perché l'ospedale di Fondi si trova in queste condizioni, è perché il popolo ad un certo momento addormentato, anestetizzato da il popolo di Forza Italia non ha capito più niente. Noi facciamo legge, noi facciamo, non viene nessuno. Cioè, ci siamo scordati di quello che è l'ospedale. Il Partito Socialista Italiano vi ringrazia e dà auguri grandi, forti al nostro candidato Luigi. No, a onor del vero, io voglio dire, Filiberto, è che il popolo si è dimenticato l'ospedale. Io voglio ricordare a Filiberto che quando all'epoca fu fatta quella scelta nefasta che vi ho detto, cioè quella di ridurre la programmazione su due macro aree, nord e sud, noi all'epoca avvertimmo la popolazione di questa cosa, tant'è che fu fatto uno sciopero, quindi ci fu anche una buona partecipazione. È chiaro che noi ci aspettavamo, come giustamente diceva Filiberto, molta più partecipazione. In effetti c'è stata partecipazione, ma non quella che ci aspettavamo. Quindi ecco, questo che sta a significare che ha ragione lui quando dice se il popolo lo vuole, attraverso una mobilitazione seria, le cose si possono realizzare. Ecco, se ci sono altri suggerimenti,